Tre appuntamenti di importanza di carattere nazionale. Alessandro Balzani, uno degli organizzatori e promotori, ma anche uno dei partecipanti di Velalghe. Ci racconti quando si svolgeranno e come? Allora, comincerà tutto il weekend del 17 e 18 settembre, sabato e domenica, per un totale di 6 prove, 3 prove il sabato e 3 prove la domenica. È la quinta tappa del circuito nazionale Laser SB3 Volvo Cup ed è una tappa di preparazione a quello che sarà invece il campionato nazionale, che sarà il 14, 15 e 16 ottobre. Verranno parecchi equipaggi da tutta la penisola, la flotta tarantina, la flotta di Ancona, la flotta di Riva del Garda e la Liguria, la Toscana. L'Italia sarà ben rappresentata dai Laser SB3. Speriamo in grandi numeri, ci auguriamo almeno 25-30 imbarcazioni. Generalmente questo tipo di regate fanno più numeri, però la Sardegna è sempre un po' complicata per via dei trasporti, ma nonostante tutto diciamo c'è stata già una buona risposta da parte di tutti gli armatori. E molti equipaggi verranno poi anche qua durante il mese, nei weekend, per allenarsi. Il livello è molto competitivo, ci sono tanti professionisti della vela. Per me sarà difficile perché sono sia organizzatore che regattante, per cui cercherò di... Ecco, appunto, ci sarà una partecipazione algherese comunque? Sì, sono due le barche di Alghero al momento, una è l'Alghero, Jory Cotels, dove corro anche io, e l'altra si chiama Però ed è la barca che rappresenterà lo Yacht Club Alghero. C'è una terza barca che ci auguriamo possa partecipare con un equipaggio giovane ed è armata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Alghero. Sarà previsto anche un villaggio con eventi collaterali durante il periodo di permanenza degli atleti? Assolutamente sì, per il campionato nazionale è previsto l'allestimento di un villaggio lì in banchina, dove verranno oltretutto ormeggiate le barche per gentile concessione del Consorzio del Porto. E nel villaggio ci saranno degli stand dove le amministrazioni esporranno i loro prodotti, e sono stand a carattere prevalentemente turistico, perché questa manifestazione non dovrà essere soltanto per gli sportivi ma anche per i turisti e appassionati che visiteranno la banchina in quel periodo. Oltretutto, grazie appunto a una serie di collaborazioni con Isi Alghero, il Centro Commerciale Naturale, il Consorzio degli Albergatori e Compagnia d'Impresa, sono state messe in piedi delle convenzioni per ospitare al meglio gli equipaggi in gara. Lo sport guida verso la destagionalizzazione della Riviera del Corallo, un appuntamento importante, l'assessore al turismo Mario Conucci. Sì, un appuntamento importante anche in quest'ottica. Questo è un appuntamento che però ha dei contenuti sportivi di grandissimo rilievo, e peraltro per avere elementi di promozione forte è giusto anche che sia un campionato vero, cioè che abbia dei contenuti sportivi. A questo però si coniuga sicuramente un'attività di promozione attorno a questo evento che consente una promozione dell'intera città. Peraltro si svolgerà nei mesi di settembre-ottobre, quindi in un periodo di bassa stagione, di spalla, e quindi questo evento assomma in sé queste caratteristiche, cioè della capacità di proiettare Alghero in un mondo internazionale e di fare destagionalizzazione, perché anche le ricadute economiche saranno importanti. Lo sport è sicuramente un elemento fondamentale appunto la destagionalizzazione, sia in fase di avvio, cioè nei mesi di maggio, giugno, aprile, che nei mesi successivi all'estate. Vincenzo Frigo, responsabile delle pubbliche relazioni per Mobi, un partner importante per un evento velico di importanza nazionale ad Alghero. Riusciremo un po' ad insidiare in questo la Costa Smeralda? Beh, sembra una bella lotta come nello sport, una lotta di quartiere, di località, perché no? Io ho lavorato tanto e lavoro ancora nel campo della vela, proprio a Porto Cervo, dove in questi giorni c'è il Mondiale dei Maxi. E Alghero ha tutti gli elementi, le caratteristiche e le capacità organizzative per gareggiare con Porto Cervo, perché no? Ben venga un'altra gara. Siamo pronti, le diceva, è Alghero una città, quindi anche nei mesi dove Porto Cervo inizia a calare il flusso, la Riviera del Corallo è invece pronta ad accoglierlo. Alghero è una città per 12 mesi l'anno, purtroppo ancora non è così per quanto riguarda Porto Cervo, ma tante fortune anche a loro, ci mancherebbe. E ho visto che nel calendario dei Laser, per esempio, ci sono gare cosiddette fuori stagione, perché vanno oltre settembre, no? Delle regate,
Solo una città organizzata e bella come Alghero può anche sopportare e ricevere e ospitare una regata fuori stagione. Ci porta, cambiamo un attimo, non possiamo non chiederlo, ci porta buone notizie per la continuità territoriale? Ma io so, oggi è, non so quando è andata in onda, ma oggi è martedì, so che in giunta oggi si parla di flotta sarda e si parla domani anche di continuità territoriale, c'è una conferenza di servizi, credo, quindi non è nelle nostre mani purtroppo, è nelle mani degli amministratori pubblici, ma credo che la soluzione sia dietro l'angolo e deve essere dietro l'angolo. Cioè nel 2011, ma soprattutto negli anni a venire, l'uomo, il cittadino, il sardo, il turista hanno diritto di viaggiare bene, veloci, come le nostre navi, in continuità territoriale, a tariffe giuste, e speriamo che lo siano e speriamo di vedere molta gente.